Anche altri impegni istituzionali mi hanno detto di questo evento di stamattina e ci tenevo a partecipare con voi. È sempre bello vedere gente che si interessa di queste realtà, ma perché poi serve per cercare di porre rimedi a quelle che possono essere le strutture del futuro. Noi speriamo che questo museo possa essere aperto alla città sempre, 24 ore su 24, così come speriamo che altri spazi di questo complesso vengano aperti alla città. Io ho sempre detto, per quanto mi riguarda, che l'insediamento del carcere qui nel cuore del centro storico di Aversa rappresentava e rappresenta un macigno a quello che è lo sviluppo della conurbazione urbana. Quindi sicuramente mi aspettavo altra destinazione d'uso per questi luoghi. Stiamo cercando anche di intervenire su questo argomento. Credo che sia difficile, ma qualche cosa la otterremo. Già ci hanno dato la promessa che possono mettere a disposizione la collettività almeno quello che è lo spazio sportivo e probabilmente anche il museo. Se questo già è un passo in avanti, pensiamo di poter collaborare e con il Ministero e con la struttura carceraria, ma soprattutto con tutti voi, perché le associazioni di volontariato, le associazioni che si interessano di questi fenomeni e di queste attività culturali, tra l'altro, meritano il rispetto di tutti i cittadini e soprattutto della mia amministrazione. Il bambino! Non ti lamentare, Non è tutto il cervello! Ci devi pensare prima! Hai disonorato l'onore della nostra famiglia! Vergogna! Papà, non dire così! Io l'amavo e lui aveva detto che mi avrebbe sposato! E poi è mio figlio e voglio tenerlo! Ma che stai dicendo? Vergognati! E ora va! Sbarazzati di questo abominio! E muoviti! Erano mia madre e mio nonno. Gli somiglio, vero? In momenti di tristezza penso a quel bambino che ho abbandonato 40 anni fa. Oggi sono cresciuto, ma non ho mai dimenticato. E sono qui a parlarvi per cercare di farvi capire cosa prova un bambino che non ha mai avuto una madre. Quindi nessun piatto di ragù intorno alla scuola, nessun regalo a Natale, nessuna torta al mio compleanno, nessuna parola che può dire solo una madre nei momenti di pieno sconforto. Quelle semplici parole che hanno la capacità di migliorarti la giornata. Avrei voluto essere svitato da mia madre. E oggi non sarei qui a parlarvi da ex detenuto dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa. Perché ho tentato di fare del male alla donna che amavo. Avevo paura di essere abbandonato per l'ennesima volta. Oggi però ho capito che non posso far ricadere gli errori di mia madre sugli altri. E che se ami qualcuno lo difendi anche dai tuoi fantasmi e gli impedisci che vi rovinino la vita. Quest'area si estende per 7 ettari e arriva a confinare con i comuni di Trento la Lucenda e Lusciano e è considerato un comune vero di piccola Alessana. Il manicomio ha chiuso dopo la legge Basaglia del 13 maggio 1978 che prevedeva la chiusura di tutti i manicomi. Lasciatemi andare! Maledetti! Siete dei maledetti! Toglimi le mani di dosso! Signora direttrice, la sediamo? Sì, sediamola, fatela calmare. Benvenuta nella nuova casa. Mettetela in una stanza e legatela. Vieni con noi. Buongiorno. Che succede?
I problemi sono nati seguito nelle rete dei tre sciocchi nel cielo. Arrivo. Sono proprio pronta a sentire l'ennesima baggianata sul mio conto e quello altrui. Io sono Mariangela. Il 14 gennaio 1960, mentre ero alla piazza principale di Aversa, sono stata presa e portata in manicomio, poi ho fatto un bagno nella contrada di piazza Vittorio Emanuele. Sono qui da ormai in tanto, ho subito di tutto, elettroshock, botte, alcune volte mi davano anche a letto. Tutto ciò io non avevo bisogno, ma col tempo sono diventata ciò che non è. Cara signora, innanzitutto il manicomio non è adatto per le persone che le chiamano pazzi. Il manicomio in realtà non esiste, il manicomio è soltanto una sorta di lazzaretto dove vengono messe tutte le paure della nostra società. Molte persone sono contro questa legge, cosa ne pensa riguardo? Prevede che la conoscenza delle caratteristiche che potremmo correre non solo nell'ambito della legalità, ma anche della salute mentale di sua madre. Sì, mi faccio prima. Dopo questa firma, Maria Vittoria è stata internata. Maria Vittoria era una giovane vedova, internata per l'intervento dei figli, accusata di esporre in modo troppo evidente i travestiti sessuali. Non fare sempre le stesse domande. È per il tuo bene, ma non mi fanno. Prendi e basta. Dopo susseguirsi di lettere senza risposta da parte dei figli, Maria Vittoria decide di scrivere un'ultima grazie all'intervento dell'infermiera. Mio caro Michele, sono trascorso le feste natalizie e non si è fatto dire. Ricordati che la mamma è una. E se io morirò, certo, verrai qui a prendere il mio posto. Il mio desiderio per voi sarà un momento. Vito bello, Vito caro, Luisa mia buona, datemi notizia di questi figli tanto a me cari. La scrivente G vi saluta distintamente, perché la mamma delle condizioni in cui si trova non ha potuto scrivere. Assolutamente venite presto. Se doveste arrivare in ritardo, vostra madre potrebbe peggiorare ancora. Tanti saluti e baci a Vito, a Luisa e a te Michele. Baci della tua mamma, Vittoria. Il medico, il 2 luglio del 1942, annota che le condizioni dell'inferma appaiono di una gravità estrema. Il 9 luglio del 1942, la Vittoria muore per bronco polmonite. Cara signora, io sono pienamente convinto che il problema non è essere pro o contro questa legge, il problema è che la società non riesce ad accettare la follia. Non dovrebbe eliminarla, dovrebbe accettarla. Le persone malate si trovano all'interno dei manicomi, non si trovano nemmeno le condizioni di cura. Penso che il termine più adeguato sia condizioni di custodia. I malati non riuscivano a rapportarsi con la nostra società, non riuscivano a guarire. Da vicino, nessuno è normale. Era una donna apparentemente felice, madre di due figlie, nonostante la povertà. Poi ci fu il dolore per la perdita di mia madre. La povertà diventava sempre più soffocante. E fu così che una mattina andai in escandescenza. E suo marito cosa ha fatto per lei? Chiamò un'ambulanza e mi portarono al manicomio. Io ho urlato, ho scalciato, ma inutilmente. E non è mai venuto a trovarla? Sì, è venuto diverse volte. Ma io non ho mai voluto vederlo. Come mai non ha mai voluto? Io non volevo vederlo. Mi ha abbandonata. E invece il manicomio, come veniva trattata? Mi hanno fatto l'elettroshock, mi hanno dato dei farmaci e mi hanno maltrattata. È stato terrificante. Va bene, signora Mimini, lei ha il enorme coraggio a raccontare la sua storia. Fragile. Opulenta donna, matrice del paradiso. Sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro che però grida ancora vendetta. E soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra. Quando Anna, durante loro i processi di bere ai pazienti, incontra Salvatore, che si avvicina a lei. Da quel momento, ogni volta che si incontravano, Salvatore le offriva un pezzo del suo pane. E quando prepararono lo spettacolo per gli ospiti che le andavano a vedere, furono scelti come coppia di sposi. Qui si convinsero di essere marito e moglie. E quando il manicomio civile La Maddalena chiuse nel 1998, i due furono separati perché destinati a due centri di salute mentale differenti. Salvatore da quel giorno percorreva circa 40 km per vedere la sua amata e perfino un giornale locale parlò del loro profondo amore. E un giorno i due furono trasferiti nello stesso centro di salute mentale e da quel giorno trascorsero il resto della loro vita in scaffali su cui sono appoggiati dei reperti anatomici conservati nei barattoli, come ad esempio un piede destro, un encefalo, un cervelletto e un cervello. Questi reperti venivano, diciamo, utilizzati per studiare, per farci degli studi, in quanto all'epoca si credeva che il male di una persona fosse concentrato esclusivamente in una parte del corpo. Quindi, per esempio, il piede destro era, per dire, di un internato che manifestava la sua carenza attraverso i calci. Oppure, per esempio, il cervello, quando si credeva che erano pazzi e quindi... Sì, mi perdono. Queste invece sono delle specie di calze che usano tanto delle scelte. E le altre con una camicia di forza che potrebbe portare appunto le braccia degli internati. Qui sono altri strumenti utilizzati sempre per la vita. All'epoca si pensava che fossero utili per creare appunto gli internati. Dietro questo qui c'è una reprimenda. Sono conservati lì infatti delle vecchie. Veniva bloccato completamente il braccio dell'internato in modo che non potesse muovere. Questi sono altri strumenti manufatti, anche se sempre dagli internati, sono molto creativi, diciamo. Molto creativi, veramente. Questi sono per esempio dei santuari, degli zoccoli, che facevano parte degli uniformi all'epoca degli internati. Sono realizzati completamente in legno. Questo è il pianoforte della volontà. Sì. Qui ci sono altri strumenti che i detenuti rubavano propriamente e utilizzavano principalmente su se stesse, non per fare del male. Buongiorno, eccolo, sono vicino. Se posso permettermi, una donna di lei è diversa dalla centenaria. Lei non ha mai sentito parlare di me? No, a parte quello che dicono i giornali. Che cosa dicono i giornali? Beh, a parte tutte sciocchezze, che La contessa non ha mai perdonato la Giorgio Giovanni in provincia, che non sdegnava le relazioni extraordinarie che aveva scaricata per un'altra donna. C'è un modo che ti vorrebbe scrivere una persona. Sa, spesso lo sentiva suonare tra forte, è molto brava. Il gentile direttore mi ha concesso la possibilità di suonarlo. Sa, non c'è molto da fare qui. Invece di molto di impegno a suonare. Arrivederci. Pia aveva sempre sognato un uomo che l'avrebbe salvata dalla solitudine, che l'avrebbe portata via dalla sua casa triste e vuota.
Io sognavo delle braccia calde e sicure che l'avrebbero protetta da tutto e da tutti. Aveva 20 anni quando conobbe quel tremendo batticuore in grado di toglierti il fiato con la sensazione di migliaia di farfalle nello stomaco. Pia si era innamorata di un uomo della sua città, Sulmona, però i suoi genitori la stavano lasciando e lei non ebbe mai il coraggio di chiedere il perché. A 22 anni la vita di Pia prese una strada differente. Divenne moglie. Aveva conosciuto un conte, un uomo ricco, più grande, ma che lei non amava. Il conte invece era rimasto colpito dalla sua bellezza malinconica e decise di renderla come sua moglie. Successivamente arrivarono le loro due figlie, Flavia e Stefania. Nel 1940 avvenne il fatale incontro con Carlo Sacchi. Però Carlo non era il principe azzurro che lei aveva sempre desiderato. Anzi, lo considerava un uomo volgare perché impegnato a correre dietro le sue numerose amanti. L'anno successivo morì la figlia maggiore di Carlo. Questa disgrazia lo fece sprofondare nel dolore, nello sconforto. Però questa fu un'occasione per Pia, perché finalmente un uomo aveva bisogno di lei. E suo marito era sempre più impegnato con il lavoro. E quindi questo aveva fatto sì che lei si buttasse tra le braccia di Carlo, perché aveva trovato in lui il calore che non aveva mai avuto. Passò molto tempo prima che i due si concedessero a questo amore sbagliato, ma presto questa passionalità si rivelò essere tale soltanto per Pia, perché Carlo si ritrovò impegnato nuovamente con i suoi viaggi e con le sue numerose donne. Era la notte del 15 settembre 1948. Soffiava un forte vento, forte da far sollevare le tende del Grand Hotel Villa d'Este a Cernobbio. Pia aveva passato tutto il giorno a letto a causa di un terribile mal di testa ed è per questo che è decisa se andare o meno alla sfilata. Alla fine con il suo consorte vi andarono. Erano seduti accanto ai loro amici, ma in particolare Pia era seduta accanto alla moglie di Carlo. Erano quasi le due e Pia era molto contrariata. Carlo l'aveva provocata con delle battute molto cattive. «Caro», disse suo marito, «perché non andiamo via? Sono molto stanca». «Certo, cara, potresti prendere il mio maglione di cashmere giallo in guardaroba?» Pia prese il maglione e la pistola che era avvolta dentro. Poi si sedette, aspettando che il conte la raggiungesse. In quel momento, invece, si avvicinò Carlo. Beh, che cosa succede? Succede che è finita, veramente finita! Ah, storia di una donna. Perché lo dici in questo modo così strano? Perché questa volta è finita veramente! Che intendi dire? Intendo dire che posso anche ucciderti, ho qui la pistola! Sono di romanzi a fumetti. Tutti i terroni spacconi. Non spara più, non spara più, non spara più! Signora, si calmi! Venga con me. Dammi una mano, sa dirmi dov'è. Benvenuti, io sono la vostra guida. Prego, se la potete fare la vostra guida. Un tempo erano costruite di tutto.
Esse erano delle mura molto alte che andavano a proteggere il giardino, ma ne nascondevano la vista. Per questo che è stato loro deciso di abbatterle per costruire un cancello più basso con delle colonne costruite con gli stessi mattoni fabbricati per eccellenza degli internati per la terapia occupazionale, anche detta ergoterapia, ed essa andava a riabilitare le sofferenze psichiche e cognitive degli internati. Scusi, ha per caso visto un ragazzo alto, gli occhiali, lingue? Oh mio Dio! Questo era indecisa se andare o meno alla sfilata. Alla fine si decise con il suo consorte di andarono. Erano seduto di fianco ai loro amici, ma in particolare Pia era seduta accanto alla moglie di Carlo. Pia era molto contrariata. Carlo l'aveva provocata con delle battute molto cattive. «Caro», disse suo marito, «perché non andiamo via? Sono molto stanca». «Certo, cara, potresti prendere il mio maglione di cashmere giallo al guardaroba?» Pia prese il maglione e la pistola che vi era avvolta dentro. Poi si sedette, aspettando che il conte la raggiungesse. In quel momento, invece, si avvicinò a Carlo. Beh, cosa succede? Succede che è finita, veramente finita! È storia di due donne. Che c'è? Non parli? Carlo, ti ho detto che è finita! Con questi soliti romanzi a fumetti. Io adesso potrei anche ucciderti, devi capire che ho qui una pistola! La solita terrona spaccona. Non spara più! Non spara più! Non spara più! Si calmi, vieni con me. Sto solo ricordando un po' per quello qui. Non parlare poi dello sciopero che ci fu durante la prima guerra mondiale ad Aversa. Si verificò appunto ad Aversa uno sciopero generale che paralizzò lo scarico della farina alla stazione ferroviaria, creando una situazione di vivo disagio per la popolazione. Allora Filippo Saporito guidai personalmente un gruppo di ricoverati del manicomio giudiziario fino alla stazione delle ferrovie dello Stato. Il corteo dei pazzi criminali attraversò la città, mentre porte e finestre venivano precipitosamente chiuse. La banda del manicomio accompagnava il ritmico incedere dei folli e per tutta scorta aveva un solo agente. E oltretutto questa gente era disarmata. Saporito, prima di far aprire i cancelli ai suoi folli, li aveva personalmente scelti uno ad uno ed aveva garantito alle autorità la riuscita dell'impresa, purché per le strade non si fossero visti forze dell'ordine armato. Alla stazione ferroviaria gli scioperanti avevano saputo qualche cosa e si erano perciò schierati, armati di bastoni e mazze di ferro. Ma quando videro di che truppa si trattava non opposero resistenza, anzi, impauriti se la diedero a gambe immediatamente. Dopo qualche ora finalmente i forni ed i mulini di Aversa riprendevano il lavoro, mentre i matti, così come erano usciti, entrarono ordinatamente al manicomio giudiziario. Beh, qui c'è lui, l'internato Salvatore, uno dei miei preferiti. L'internato Salvatore, alla vigilia del suo trasferimento al manicomio civile di Cagliari, si inerpicò sul punto più alto. E così cercai due volte di ammazzarlo. Una volta arrivarono giusto in tempo a salvarlo, e l'altra si spezzò la bocca. La mamma mi fece capire che era quasi dispiaciuta di vederlo. Il giorno del mio matrimonio mi disse: ti mariterai, avrai figlio là, ma tutti morti nasceranno. E così è stato.
tutti i bambini che concepivo morivano nel mio ventre. Poi però sono riuscita ad averli. Qua, Norma, Biagio, Bernardo, Giuseppe. Però io avevo paura, paura che potessero morire, che gli potesse succedere qualcosa. E così ho iniziato ad uccidere, a fare sacrifici per loro. La mia prima vittima era una mia vicina. Era sola, era perfetta. Con un inganno la porto da me e li scritto. Tagli il suo corpo a pezzettini. Lo uccide nella pentola e vi ci aggiunse la fine. E mi fece delle cose. Il sangue poi lo feci coagulare e settare. E vi ci aggiunsi il latte, le uova, la farina, il cioccolato. E ne feci dei biscotti. Li offrì alle signore che venivano in visita. Hanno apprezzato. Sono un'ottima cuoca. La mia seconda vittima invece... Lei era grassa. La sua carne bianca. Anche lei si mette il nome. Ma le saponette che feci col suo corpo... Cremosissime. I dolci erano... Quella sì che era una donna dolce. Ma aspettate, assaggiate i miei dolci. Li ho cucinati. Non uscirebbero polverizzati come privi di ogni utilità nell'economia della vita e se per utilità si prendendo il piacere che essi sono capaci di recare a chi per sé collocati in un potente capillare capace di soppesare la coppa o forse la coppa non darebbe con rapido passo in discesa di risalire tutto in alto cedendo completamente al peso anche minimo collocato in alto. Quel balzo iniziale è simbolico di tutta la consistenza illusionale, la transitorietà del piacere connesso all'odio limitatamente all'altro di questo tipo. Come se nella coppa fosse stato adagiato il nome per questo tipo, ma un libro è stato anche per questo. Allora, questa cappella è anche detta la Cappella della Morte e apparteneva a un'arciconfraternita detta Arciconfraternita della Santa Croce. La cappella fu abbandonata a se stessa e tornava vari anni. E fu per questo che fu venduta a Filippo Saporito nel 1948. Si a volte in momenti di tristezza pensa a un bambino che ha abbandonato 40 anni fa. Oggi però sono cresciuto, ma non ho mai dimenticato. Sono qui a parlarvi per cercare di farvi capire cosa prova un bambino che non ha avuto una madre. Nessun piatto di ragù al ritorno alla scuola, nessun regalo a Natale, nessuna torta al mio compleanno, nessuna parola che può dire solo una madre nei momenti di pieno sconforto. Quelle semplici parole che hanno la capacità di migliorarti la giornata. Avrei voluto essere sgridato da mia madre, essere messo in punizione quando sbagliavo e forse non avrei commesso gli stessi errori. E oggi non mi ritroverei qui a parlarvi dell'ex carcere psichiatrico giudiziario di Aversa. Ho tentato di fare del male alla donna che amavo. Avevo paura di essere abbandonato per l'ennesima volta. Oggi però ho capito che non posso far ricadere le colpe di mia madre sugli altri. E che se ami qualcuno lo proteggi anche dai tuoi fantasmi e gli impedisci che vi rovinino la vita. Thank you.
finestre a sbarre, angeli stanchi ci volano intorno con i camici bianchi. Ho nella testa pellicole strane, taglio i sogni come fette di salame. Forse dormo, sono sveglio, qui non posso fare di meglio. Manicomi, demileci insieme al demoni. Manicomi, ormai sei matto, basta problemi. Manicomi, tante barche senza remi. Manicomi, chi ve la dica sento i scemi. Teste rasate, mille punture, siamo agli occhi delle nostre paure. Domani da ieri, nelle urla dei nostri pensieri. Vengono a trovarci, non sanno più chi siamo. Vengono a trovarci, non li conosciamo. Vengono a trovarci, non sanno cosa dire. Parlano strano e non possiamo capire. Manicomi, demolition insieme al demoni. Manicomi, ormai sei matto, basta problemi. Manicomi, tante barche senza remi. Manicomi, chi ve la dice senti scemi. Con la luna mai al suo posto, uomini pianta, avanzi di guerra, uomini foglia sdraiati in terra, occhi persi senza colore, occhi persi dall'odio e dall'amore. Nella mia testa c'è un grande via vai, nella mia testa non entrerete mai. Manicomi, demileci insieme al demoni. Manicomi, manicomi, demileci insieme al demoni. Manicomi. Inchiodata con la carne a brandare.